Padre Adriano Leggieri, al secolo Michele, è nato a San Giovanni Rotondo il 16 marzo 1936 da Leonardo e Maria Capuano. Sin da ragazzo fa esperienza della voce del Signore che lo chiama alla sua sequela, una voce che si manifesta attraverso la figura di Padre Pio da Pietrelcina. Insieme ad altri suoi coetanei, frequenta il convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo ed entra nell'aurea della santità di Padre Pio, da cui riceve la prima comunione e dal quale è indirizzato a prestare ascolto alla voce del Signore che lo chiama alla vita religiosa e al ministero presbiterale. Riceve il saio cappuccino il 9 ottobre 1955 e cambia nome in Fra Adriano da San Giovanni Rotondo. Emette la prima professione il 14 ottobre 1956, confermandola definitivamente il 7 febbraio 1960. Dopo la sua formazione filosofica e teologica, è ordinato presbitero il 30 marzo 1963. Nel maggio del 1965, all'età di 29 anni, svolge il suo ministero proprio nel convento di San Giovanni Rotondo, accanto a Padre Pio. Resta nel conventino garganico fino all'aprile del 1968 come sacrista e addetto alle prenotazioni per le confessioni. Diventa sostegno e amico dell'anziano sacerdote stigmatizzato. Testimonianze fotografiche manifestano questa storia di fede e di amicizia. Fra Adriano ne fa tesoro per raccontare poi ad altri, bambini, giovani e grandi, della santità del cappuccino stigmatizzato. Dal 1969 al 1979 è ad Agnone come superiore, parroco e cappellano dell'ospedale. Dopo aver trascorso 3 anni a Morcone come collaboratore parrocchiale ed 1 a Gesualdo come superiore, nel 1983 è inviato a Serra Capriola, dove nel corso dei 12 anni di permanenza svolge gli incarichi di predicatore, parroco a Chieuti Marina, vicario ed economo. Nel 1995 è a Larino per tornare nel 2001 ad Agnone. Nel 2007 è a Venafro e nel 2008 a Vico del Gargano e vi resta per 9 anni. In questi luoghi svolge un intenso servizio sia a livello fraterno e principalmente come predicatore e confessore. Padre Adriano lascia un segno nei conventi che abita. A Serra Capriola ricordano sempre le sue parole. Era tanto freddo quando servivamo la prima messa di Padre Pio alle 5 del mattino, ma lo facevamo con gioia ed entusiasmo. Parole che ripeteva come un rosario. Fra Adriano, frate con i piedi scalzi anche d'inverno, nei sandali duri e portati con l'orgoglio del saio francescano, è anche un musicista, profonda voce tenorile, erborista esperto, cuoco genuino, artigiano del legno e del ferro. Le sue ricette, per la pentola dell'anima, sono semplici e genuine. Pochi ingredienti, ma freschi e selezionati, mescolare bene ed assaggiare sempre, ripete ai giovani che incontra Serra Capriola. Mettersi sempre in gioco per non sbagliare, per non cedere al ricatto e alla corruzione dei sapori buoni della vita. È un frate genuino, Padre Adriano, ruvido ma non rozzo, non certo incline al compromesso e all'indulgenza quando si tratta di un vino che sa di aceto o quando si tratta di un'anima che sa di peccato. Piedi freddi e mani sporche, sporche di fatica, mani di cui la destra non sa ciò che fa la sinistra e via così tra la gente a raccogliere olio e quanto di più buono per i bambini della casa di accoglienza di Agnone. Tutti conoscono Fra Adriano e sono disposti a mettere tra le sue mani qualcosa di buono, sapendo che sarebbe diventato molto di più per gli altri e per se stessi. Nel 2017 fa ritorno a San Giovanni Rotondo, ma questa volta nell'infermeria provinciale. Le sue condizioni fisiche, non particolarmente provate, vengono condizionate da uno stato amnesico progressivo che lo segna e determina una situazione di necessità nella quale danno grande prova di affetto e vicinanza tutti coloro che quotidianamente lo assistono. Fra Adriano, da San Giovanni Rotondo, all'età di 85 anni, raggiunge in silenzio il suo caro ed illustre confratello, Padre Pio da Pietrelcina, il 16 gennaio 2021.